Ora sono venuto a vivere qui. L'identità vacilla, barcolla, diventa un concetto sempre più mobile, borderline. Riflettere su questi percorsi di cambiamento, trasformazioni, migrazioni fisiche e dell'anima, che noi chiamiamo appunto identità in transito. Il progetto Transiti Migranti nasce nel 2009 in parallelo alla strutturazione dell'Associazione Michele Mancino, con sede a Palazzo San Gervasio. I migranti di cui parliamo sono quelli tra la Via Appia ed il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta. Solcano le frontiere del caporalato nell'era moderna della schiavitù contemporanea. Ma sono anche tanti lavoratori e lavoratrici che popolano molte campagne d'Italia, non solo del sud. Chi siamo? Il Centro di Documentazione Michele Mancino è un'associazione con un forte connotato territoriale ed ha come ambito principale quello delle migrazioni, da cui parte il progetto Osservatorio Migranti Basilicata. L'associazione sviluppa progetti che vanno da quelli culturali a quelli ambientali, sociali e politici. Palazzo San Gervasio è un piccolo centro dell'area nord della Basilicata, a confine con il Tavoliere delle Puglie. Nei territori, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, erano vive le lotte per la terra, la sindacalizzazione del bracciantato e l'idea di sviluppo rurale nuovo e moderno. Dal 2009, attraverso attività con altre associazioni, si sta lavorando a un progetto di social housing, destinato all'ospitalità all'interno del centro abitato di braccianti che prima vivevano nei ghetti attorno all'abitato. L'associazione ha organizzato con i migranti attività legate alle arti e alle musiche, tra queste la festa annuale che si tiene dal 2013 chiamata Fuori dal Ghetto e che si svolge a Venosa. Inoltre si realizza una breve rassegna cinematografica con proiezioni di documentari filmati di registi africani. Questo avviene durante lo svolgimento di un corso di italiano per migranti che si realizza a Boreano, un abitato rurale nel territorio di Venosa. Abbiamo collaborato con registi che si occupano di cinema sociale, con fotografi, con ricercatori e geografi. A Barletta abbiamo realizzato con l'associazione Home and Home il Festival della Libera Circolazione ed attività sull'identità con realizzazione di apposite opere d'arte visiva. Basilicopoli tra utopia e vergogna, le architetture della vergogna. È vergognoso abbattere il patrimonio culturale materiale realizzato dalla riforma fondiaria ad opera dell'Alsia. La Basilicata non esiste se consente di demolire le testimonianze storiche che caratterizzano il paesaggio, che tanti vanno vantando. I nuovi abitanti dei casali vengono scacciati, allontanati. Non servono parole per definire la vergogna. La Basilicata non esiste. La nostra soluzione si chiama AgroCities. Attraverso la conoscenza del paesaggio e dei suoi segni, la tutela di un patrimonio di architettura rurale edificata nel mezzogiorno d'Italia, ad opera di varie riforme fondiarie. L'ammodernamento in chiave etica dell'agricoltura, basandosi su criteri di civiltà in contrasto al caporalato e con particolare attenzione ai suoi risvolti sociali. Il progetto di paesaggio attraverso AgroCities è la soluzione.